Una storia semplice di Elia Pasternak, tratto dal libro I bambini raccontano la Shoah, edizioni Sonda, edito 2020. Caro Marian, sono seduto accanto alla finestra della cucina con il mio bicchiere di tè fumante e ti guardo lavorare in giardino. Lo strudel è in fondo, è in forno e mi godo questi ultimi momenti di tranquillità prima che la truppa di nipoti torni alla spiaggia per la cena di Shabbat. Ti scrivo anche se sei qui accanto a me, ti scrivo perché le lettere sopravvivono al tempo e aiutano la mia memoria, ogni giorno più fragile. Oggi ho sfogliato il vecchio album di famiglia, mi sono passati davanti i nostri 60 anni insieme, noi due felici sullo slittino a Wrocław ai tempi dell'università, il matrimonio, le nostre famiglie, l'addio alla Polonia, il viaggio pieno di incognite in Israele con una bimba appena nata. Ad attenderci qui c'era solo una misera casupola, con la terra battuta per pavimento, ci siamo dovuti adattare. Oggi guardo soddisfatta la nostra bella casa, l'ospedale in cui ho lavorato tanti anni come biologa, le scuole delle nostre figlie, il primo grattacielo in centro a Tel Aviv, in cui tu hai passato tante ore lavorando come ingegnere. È stata una vita bella e intensa. Nell'album ho rivisto te bambino nel 1938, seduto al grande tavolo nella casetta di Dublin, insieme a mamma Elisa, papà Leon e i nonni Nathan e Sara che tu adoravi. Ancora oggi, quando ti vedo staccare di nascosto e con l'aria birichina il bacio della lagnotta, mi viene da sorridere nel pensare a quel nonno speciale che ti viziava con il pane caldo e croccante della sua panetteria. Eri un monello nella scuoletta ebraica di divertirti a correre dietro alle galline della moglie del rabbino e a pizzicare la barba folta del maestro quando si addormentava accanto alla stufa. La mia infanzia è stata diversa, perché noi eravamo davvero poveri, anche se non mi è mai mancato nulla. Mio papà Moshe era rimasto orfano a soli 10 anni e aveva dovuto imparare a cavarsela da solo, in fretta. Moshe calzolaio e convinto comunista, a 20 anni ha conosciuto Malka Rosa, la mia mamma, una bella ragazza minuta e silenziosa che lavorava come sarta e ricamatrice. L'anno 1939 ha cambiato radicalmente la vita degli ebrei. Io ero una bambina di 4 anni, con i capelli biondi e gli occhi azzurro fior d'aliso, e sentivo dentro di me la grande angoscia della mamma, mentre tu eri un bimbo di 6 anni che stava per finire nelle mani dei nazisti. La mamma, la nonna e io siamo fuggiti a piedi per raggiungere papà, che da oltre un mese scavava trincee dell'esercito polacco sul confine con l'Unione Sovietica. Quando abbiamo raggiunto il confine, hanno bloccato i treni stipati di migliaia di ebrei e siamo rimasti fermi per ore sulle rotaie. E un giovane ha tentato la fuga ed è stato sbranato vivo dai cani delle SS sotto i miei occhi. Anche la nonna è sparita e ancora oggi non sappiamo quale sia stata la sua fine. Nei giorni successivi, la mamma e io siamo riusciti a trovare papà e tutti insieme siamo stati trasportati a Krasnokarsk in Siberia e vivevamo in un caseggiato del Kolkhoz, in una stanzetta con i letti di ferro e materassi di paglia. Usavamo una cucina in comune con gli altri profughi. Papà lavorava nel campo delle costruzioni e la mamma nella cucina della cooperativa, mentre io andavo all'asilo e imparavo il russo. Quando i nazisti hanno invaso l'Unione Sovietica nel giugno del 1941, siamo fuggiti a piedi e abbiamo camminato per 350 km in direzione di Mosca, attraverso boschi e strade in fiamme sotto i bombardamenti tedeschi. Avevo solo 6 anni e ho visto cose orrende. Finalmente siamo arrivati a Mosca, ma di lì ci hanno mandati nella Repubblica dei Chuvasci a 200 km di Stalingrado. Ci hanno sistemato in un'enorme fattoria autogestita e stavamo in un tubo di argilla senza acqua corrente, con una stufa enorme ricoperta di piastrelle su cui la sera si coricavano tutti insieme per dormire. Io andavo a scuola e ancora oggi ringrazio i russi perché mi hanno permesso di studiare. Posso vantarmi un po', ero sempre la prima della classe. La tua sorte, caro Marian, è stata ben diversa. Quando i tedeschi sono arrivati a Dublin, siete stati trasferiti nella zona esterna della città, vicino all'aeroporto militare, dove avevano creato un ghetto chiuso da un recinto. Stavi fermo tutto il giorno, seduto sopra le poche patate portate di nascosto da tuo padre, e quando gli uomini tornavano dal lavoro, le tagliavi a rondelle sottili e le facevi abbrustolire sulla stufa. Ti chiamavano dottor Patata. Oggi sorrido, ma per quanti anni ti sei svegliato di notte, madido di sudore per i terribili sogni che ti tormentavano? Eppure il peggio doveva ancora venire. Nell'estate del 1943, con le grandi offensive da parte dell'Armata Rossa, vi hanno portati al campo di concentramento della santa città di Częstochowa. E anche lì non ti sei mai perso d'animo, nonostante dormissi su quelle strutture di legno grezzo a più piani che non possiamo certo chiamare letti, e la notte fosse in balia del freddo, sporcizia e topi. Di giorno lavoravi in fabbrica con la mamma, raccoglievi le pallottole che balzavano dal nastro della macchina e ci giocavi come fossero state biglie. Fu il capò a farti passare la voglia di giocare a forza di botte.
Mentre io ero in Russia e andavo a scuola, tu sei stato deportato con papà al campo di Buchenwald. Accanto alla porta ogni giorno vedevi i morti della notte accumulati all'entrata. Sei cresciuto in fretta e nella vita hai sempre dimostrato grande coraggio ed empatia per chi soffre. Quando gli americani hanno cominciato a bombardare la zona di Weimar, i tedeschi li hanno radunati tutti, ordinati in file e li hanno costretti a marciare. Solo anni dopo abbiamo letto nei libri il nome di queste operazioni terribili, le marce della notte. Molti erano stremati e cadevano lungo la via, proprio quando la libertà era ormai a portata di mano. Dopo circa 10 km, i soldati e i guardiani li hanno abbandonati, la Germania era sconfitta. Ormai la guerra era finita e il campo era libero. Tuo padre, come gli altri sopravvissuti, aveva capito che bisognava tornare lì per aspettare gli alleati ed avere almeno un tetto sulla testa. E così avete fatto. Gli americani erano attenti, vi cucinavano solo del semolino per aiutare lo stomaco a riabituarsi al cibo, ma tu hai continuato la tua attività di ladruncolo e ogni volta che ti era possibile rubavi del cioccolato. Dopo la liberazione sei diventato cicerone di Buchenwald. Non so come facessi, ma accompagnavi le autorità e gli americani a vedere ogni angolo del campo, le latrine, le baracche, gli esperimenti medici e perfino il crematorio, come se quell'orrore non ti facesse alcun male. In realtà non era affatto così, ma volevi tornare il prima possibile alla tua vita di ragazzino, con i tuoi genitori, in una vera casa, per giocare con gli amici e andare a scuola. Tuo padre era felice e fiducioso perché qualcuno gli aveva detto che sua moglie era viva e lo aspettavano lontano da lì, nel campo femminile. Allora, come si racconta in famiglia, ha compiuto un'altra sua spavalderia e prima di lasciare per sempre il campo è entrato in uno dei magazzini e ha rubato la pelliccia per lei. La guerra era finita. Era tempo di tornare a casa, di riprendersi in mano la vita e di provare a sanare la ferita in un modo o nell'altro. Quando ti ho visto per la prima volta nei corridoi del liceo, ho pensato che fossi davvero un tipo da conoscere, bello, sorridente e sicuramente poco studioso. Ma sempre apprendente, continuavo ad essere innamorata dello studio e solo quando ci siamo trasferiti a Wroclaw per seguire corsi in università mi sono innamorata di te. Ed ora eccoci qui, a ripercorrere 60 anni di vita insieme, una vita simile a quella dei nostri amici ebrei polacchi, Janek e Ida, Katrin e Zipora, Zenek e Danka. Cara Maria, la mia lettera di oggi si conclude qui, perché devo togliere lo strudel dal forno e apparecchiare la tavola per cena. Ti scriverò ancora, forse domani, forse tra una settimana. Ti scriverò ogni volta che i ricordi cominceranno a svedire e dal tuo sguardo capirò che hai letto e che insieme a me conservi e proteggi la memoria della nostra vita.